Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, dove sono? E lui chi è? Pietragallo. E lui chi è? La prima cosa. Dunque, sono a Pietragalla, Sì. siamo in provincia di Potenza. Potenza. Lui è un autoctono, cioè proprio è di Pietragalla. Però facciamo due cose. Invece che vedere me, che tanto mi vedete già con questa pettinatura a nido di chiurlo, giriamo la telecamera. E ci facciamo spiegare da lui esattamente che cosa sono queste cose qua dietro. State lì. Dunque, eccoci qua. Allora, tu ti chiami? Allora, io sono Giovanni, autoctono Ok. di Pietragalla. Autore di Pietragalla, quindi lui proprio è un indigeno locale. Molto indigeno. Molto indigeno. Senti, che cosa sono queste cose che noi vediamo qui mentre tu parli? Questi sono i palmenti di Pietragalla. Palmenti Sì. dove si fermentava il vino, nelle vasche di fermentazione, di lavorazione, e poi il vino veniva portato, nelle cantine nel centro storico del paese. Quindi delle vasche di fermentazione, palmenti di Pietragalla. Perché Pietragalla fondava la sua ricchezza nell'uva e nel vino? Sì, viveva di questo, viveva Quelle che su. noi vediamo lì in fondo, infatti, sono le colline dove veniva Sì, prodotto il vino. erano colline dove si produceva olio e vino, sì. Quando risale orientativamente Orientativamente. l'età in cui sono state edificate queste? Non sono uno storico, però parliamo Ok. del 500 e poi negli anni pian piano si sono sviluppati e cresciuti di numero. Ah, dunque, giusto per capirci, tu, insomma, di famiglia voi avete uno di questi palmenti vostro, è qua, perché tu mi raccontavi prima che ci sei finito dentro per pulirlo? Sì, si scrive che fino agli anni 60-70 sono stati usati, però anche negli anni, inizio anni 90. Sono stati usati questi palmenti e anche la mia famiglia li usava. Diciamo che le famiglie ne avevano. C'erano quelli di famiglia. Però Sì. in realtà sì, anche si usavano affittati, insomma, il paese li fittava, ecco. Allora, dunque, andiamo a vederne uno da vicino Sì, dentro. certo. State lì, che ci accompagna lui. Allora, proseguiamo di qua, scendiamo. Questi che noi vediamo in realtà ce ne sono alcuni, perché tu mi dicevi che ce ne sono più di 200. Circa 200, censiti Ok. 200, sì, più o meno. Più o meno. Molti di questi sono ancora in fase di ristrutturazione, nel senso che hanno da dover essere lavorati, ripristinati, e poi ci sono invece come questo che è crollato alla parte sopra e qui si può cominciare a vedere già un interno, vero? Sì, questo è un palmento crollato un bel po' di tempo fa, è stato lasciato così nella ristrutturazione per far vedere l'interno delle vasche. Senti, questa pietra come si chiama? Ma la pietra dovrebbe essere un'arenaria gialla, Ok. che non è il tufo, molti dicono il Sì, tufo, però sì. è arenaria gialla. Ok. E le pietre, ecco, poi la struttura è poi stata finita, sono pietre di fiume prese qui in zona. Allora, questi sono palmenti, ma come si... Dunque, qui siamo in provincia di Potenza, ma l'influenza dialettale della Puglia si sente molto. Come si chiama esattamente in dialetto il palmento? Lupalment. Ecco, quindi Lupalment. tenetevi pronti perché... Una delle cose che amo di più è quando Giuseppe parla, Giovanni, Giovanni. come dire, intermediando anche termini dialettali Sì, che qualche rendono termine. bene, bene, bene il concetto. Sì. Senti, andiamo qua sotto, così andiamo a vederne uno, il primo qua aperto. Tra l'altro, qui vicino, anzi qui sotto dove c'è la Y tua, lì Sì. c'è l'area camper, il parcheggio proprio dove potete parcheggiare con il camper. Dopo poi lo vedremo insieme. E diamo anche qualche idea sul territorio. Quello che noi vediamo lì, su quella collina. Allora, quello di fronte ai palmenti è Acerenza, città della diocesi, città cattedrale detta anche. Quella che è lì. Poi sotto c'è la Acerenza, diga. la diga di Sotto Acerenza. Acerenza. Senti, questa valle, questa zona è tutta piena di queste colline con questi paesi, vero? Mi Sì, spiegavi? la Basilicata, diciamo, è tutta fatta così, la Ok. collinetta con il paese sopra. Perché originariamente, forse anche perché originariamente i ricchi, come dire, i signorotti locali identificavano il territorio in questo modo? Sì, anche sicuramente, però penso sia anche una conformazione
del territorio che faceva sì che poi molti paesi sono di origine medievale, quindi c'è Sì. la, Per forse l'arroccamento difesa per dalle invasioni, difesa certo. sicuramente, quindi nascono in base al territorio. Dove andiamo? Scendiamo qua sotto, andiamo a Sì, vederlo qua scendiamo qua sotto. sotto. Se vogliamo un aperto? Sì, così Allora ce lo scendiamo giù. racconti. Sì. Oh, lui vive qua, perché tu vivi qua con la tua famiglia, quindi tutti gli effetti sei, come dire, sei a casa. E Sì. Sì, a tutti gli ti effetti. senti a casa qua, perché non è che hai A deciso tutti gli di... Ecco, effetti mi sento a casa qua e non la cambierei. questa... Perché sì, molti mi chiedono come fate a stare nei piccoli paesi? Non bisogna mettere in. Non bisogna fare differenze tra il luogo dove si abita e il luogo dove si visita. Il luogo dove si visita deve essere rispettato sempre e io questo l'ho imparato e imparando questo ogni luogo che visito lo rispetto come fosse casa mia. Ok. Questa però è casa mia, Pietragala è casa mia, adesso Oh, magari entriamo sì. dentro. Ecco questa è via. Sì, io resto qua così Si ci vede? guardo. Sì, certo, si vede benissimo. Allora, questo qui è l'interno di un palmento di Pietragalla con le diverse vasche di fermentazione. Io scherzosamente lo chiamo palmento 3.0. È Ok. un palmento evoluto. Tanti palmenti in tutta Europa, diciamo così, sono solo delle vasche aperte. Invece queste qua sono delle vasche di fermentazione. Quello è il palmento reale dove mettevano il vino a fermentare. Questa è la Palmended. La Palmended praticamente dove si pigiava l'uva e poi andava nella vasca di fermentazione e sotto questa dove si spillava il Ah, vino quindi per il viaggio, poi spieghiamo anche che cosa sono i viaggi. sé. Arrivava l'uva, veniva posizionata qua. Qui Sì. c'erano le donne che da là sopra c'erano delle corde perché tu dovevi pigiare. Sì, Qui se praticamente proseguo c'è un buchino lì in fondo sì, c'è un buco là dentro che e faceva andava a riempire la andare vasca là il dietro. mosto andava là dentro, sì. A quel punto, da quella vasca, mi spiegavi, c'è un buco che veniva tappato con un... Allora, si faceva tutto questo procedimento, andava là dentro e si fermentava. Quando poi si tirava il vino, quindi si sciabattava, sciabattava significa sbottare, togliere il tappo, e questo tappo era fatto con la scova de fruche, termine dialettale, che è il pungitopo. Era un pezzettino di pungitopo messo dentro dalla parte interna, tirato fuori e andava a chiudere bene, a sigillare. Il Lì pungitopo, fermentava il vino sì. e poi bisognava spillarlo e quindi si andava nella terza vasca qua Sì, sotto. quindi là dentro, poi il palmento e poi si spillava sotto il vino tramite questo, si tirava questa, la scova de fruche, questo tappo e si tirava il vino. Di lì si metteva dentro le Si riempivano i barril 35 litri la misura standard e si portavano poi nelle cantine nel centro storico di Pietragalla e si conservavano. Senti, io ho detto prima viaggi, in realtà viaggi era l'unità di misura con cui veniva pagato la Ci doveva persona. essere un modo per calcolare il prezzo del lavoro e il prezzo del lavoro era l'uviage. L'uviage era quello che i contadini portavano dalle vigne nelle bigonce, che noi chiamavamo in diretta i vudne, e quelle calcolavano il prezzo in base ai viaggi. Se facevi 6 viaggi, ti pagavano 6 viaggi. Senti, ma io sono astemio, però mi viene da pensare, come veniva realizzato il vino? Con una sola tipologia di vini, di uve miste? Allora, da quello che dalla mia esperienza con mio nonno, quello che ho visto qui a Pietragalla, in realtà proprio un vino del posto con diverse uve è difficile averlo. Era un mischio di uve. Era realmente molti contadini lavoravano ad aut, quindi a conto terzi per altri, e fra i loro territori e quelli degli altri non avevano tempo per selezionare le uve. E quindi realmente il vino dei paesi in generale era un mischio di uve, ecco, diciamo così. Poi logicamente qualcuno si sviluppava anche nella selezione delle uve, aveva un tipo. L'unica cosa che posso dirti è che l'unico vitigno autoctono di Pietragalla, l'unico vitigno autoctono, ah, scusami, l'unico vitigno autoctono di Pietragalla è il Colatamurro. È un Ok. tipo di vitigno molto duro, forte, quindi tecnicamente un vino un uva da taglio, non Ok. proprio. Senti,
Senti, come ci si arriva? Diamo qualche informazione tecnica. Come ci si arriva da voi? Si arriva uscendo dall'autostrada, Buon Abitacolo, Salerno Reggio Calabria, si segue per Potenza, dico bene? Allora, venendo da Bari, c'è una strada che passa qua proprio davanti ai Palmenti, è Sì. una statale che va da Bari a Potenza, e quindi quella Ok. statale che arriva venendo dalla Campania, logicamente si lascia, come hai detto tu, Buon Abitacolo o Ok, Sicignano, e e si si va segue per per Potenza. Potenza, e poi c'è la Potenza Melfi che Perfetto. esce a Pietragalla. Ok, senti, oggi perché non si fa più il vino qua? Non si fa il vino semplicemente perché è difficile, è molto impegnativo, c'è molto lavoro ed oggi non c'è, diciamo, il gioco non vale la candela, ecco, diciamo proprio così. È molto, molto duro la vita che si faceva nei Palmenti, quella contadina in realtà. Voglio dire che la parola civiltà contadina non è solo una parola, è realmente un modo di raccontare il lavoro che esisteva, la vita dura, che si faceva per andare avanti. Oggi è cambiato, va bene anche oggi, però dobbiamo rispettare quello che è stato e Certo. non si fa perché, solamente perché è difficile e non lo farebbe nessuno. Certo. Senti, il paese però offre, mi dicevi prima, due B&B se uno vuole venire qua a riposare e poi un paesino tranquillo. Oh, abbiamo un drone sopra. E poi è un paesino molto tranquillo, molto misura d'uomo, che cerca, che insomma dire, è stato scoperto grazie dal punto di vista turistico a queste strutture, che però non è attrezzato ancora, siamo come dire agli albori, forse perché non sapevate neanche ancora di avere di destare questo grande interesse. Dico bene? Sì, io è un paese fuori dalle rotte turistiche per ora. Speriamo lo sia, però spero anche che non sia quel turismo solo Di di massa. consumismo e di Sì. massa, un turismo anche culturale. Io questo spero sia veramente così, come tu stai raccontando adesso la cultura di questo posto. Io spero che molti si interessino a questo, non solamente a visitare il posto. Sì, Certo. siamo fuori dalle rotte turistiche, speriamo di esserlo, anche i social l'hanno aiutato tantissimo, la comunicazione ha aiutato tantissimo a conoscere questo posto, che adesso sembra un baluardo da raggiungere, una scoperta, che molti viaggiatori amano scoprire, e qui Certo. sì, si scopre molto, è un Va bene, posto allora io unico. ti ringrazio infinitamente, faremo un giro ancora, faremo delle foto, insomma, rimanete qua sul video, insomma, collegati con noi, io rimango qua dietro e poi vi faccio il saluto finale. Oh, eccoci arrivati ai saluti finali. In realtà io, intanto tolgo la mascherina perché siamo abbondantemente distanti da Giovanni che è dall'altra parte del telefono. In realtà voglio farmi accompagnare da lui perché voglio capire un po' il paesino come si sta svegliando da questo turismo, insomma, dove andare a mangiare, che cosa mangiare, però quello lo vedremo nel prossimo video. Fevene ni badola, eh? Adesso vi giro la telecamera e vi faccio fare i saluti finali da lui. Come diceva Renato Zero, lui chi è? Lui chi è? Sempre Giovanni, Giovanni? Senti. ribattezzato Gian Guido. Gian Guido, ecco, sapete che poi io sui nomi riesco. Ma quando vengono qua, le persone possono chiedere di te, possono trovarti da qualche parte, possono venirci una pro loco? A metro mi trovano comunque. Ok, tu sei il boss Io dei no, 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 no. No, per caso a volte mi trovano. Devono essere fortunati. Palmetti. Ok. Ok, va No, la bene. Pro Loco, sì, c'è il numero della Pro Loco, Sì? se lo trova su Facebook, sui siti, E possono chiedere organizzano di te. guide, certo, Ok. assolutamente. C'è anche un'altra realtà, è nata da poco, si chiama Pietragalla Experience, Sì? dove fanno sia le guide sia delle piccole esperienze di gusto, Sì? quindi dei prodotti locali, e in più possono, insomma, darti i prodotti locali, hanno delle Ok. bag che hanno fatto. Pietragalla Experience, interessante. Sempre da, ecco, c'è un sito, aspettate che qui c'è anche un autobus che passa, bene. C'è un sito ufficiale dove poter. Pietragalla Experience è su Instagram e su Sì? Facebook, Ok. Pietragalla Experience, lo trovate Ok. lì, le informazioni ci sono. Il sito non penso di no, ma ci sarà. Ok. Va bene, io rimango qua dietro. Salutiamo Saluti, dalla ciao. casa degli Hobbit. Sono loro, eccoli qua, sì.
No, non sono casa degli Hobbit, vero? Non sono casa degli Hobbit, diciamolo, vedi che gli Hobbit non sono così alti come Ecco me. appunto, cioè anche perché voglio dire, io, voi non avete visto, ma io praticamente arrivo a questa altezza, quindi capite esattamente quanto è alto. No, la casa degli Hobbit inizialmente per attirare sicuramente, però Certo. si deve andare oltre, c'è cultura e storia. Ciao. Grazie ancora. Pensavate di esservi liberati? No. Perché ho rimesso questa mascherina? Perché in realtà io adesso proseguo, andiamo a farci un giro in paese e ho trovato un'altra indigena locale che ci racconta un po' più nel dettaglio, anche dal punto di vista storico, insomma, il paese e che cosa visitare. Voi state lì. Ah, volete vedere un volto? No. Solo la voce sentite. Allora, eccoci. Dunque, cominciamo da qui. Per chi non lo sapesse, qui era sede di un ducato. È corretto. Sì, il Ducato d'Aragona, l'ultimo Ducato d'Aragona e Marisali, questo palazzo ducale che vedete dalla parte più moderna, diciamo che risale fino ai primi del Sì. Novecento, ma man mano che si va avanti si arriva fino al 1100, la prima parte. Dunque, diamo però anche un nome. Lei si chiama Rocchina. Ecco, Sì. perché non vi facciamo vedere Rocchina? Semplicemente perché è una bella donna, è sposata e quindi giù le mani dalla mobilia. Giusto? Sta morendo. Va bene. No, faccio vedere il palazzo perché è decisamente più gradevole. Senti, che cosa troviamo dentro al palazzo oggi? Allora, attualmente i 2/3 del Palazzo Ducale sono di proprietà privata, dei Sì? discendenti del fattore del Duca d'Aragona che acquistò dal Duca d'Aragona appunto questi 2/3. Invece un terzo appartiene alla Chiesa, Ah. che la parte della chiesa la fa utilizzare, viene utilizzata da tutta la La curia comunità, anche, ah, sì, dalla ok. curia e anche dalla comunità civile che la utilizza per convegni, concerti e quant'altro. Senti, qualche informazione turistica, quanti abitanti fa il paese? Pietragala attualmente si sta, come tutti i paesi, insomma, si sta spopolando tanto, più o meno sui 3.005, no, 2.005 2005, abitanti tanti. Pietragala centro e Sì. poi ci sono altre frazioni sui 1.400, 1.500 Com'è massimo abitanti. realizzato il palazzo? Con del... Non è È tufo, pietro? è No, 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 pietra. è pietra e tutto il paese è costruito sul tufo, Sì. diciamo dai palmenti al resto che vedremo in seguito. Il Palazzo Ducale è più in muratura, quindi pietre. Insomma, no, in tufo no, più che altro magari le cantine sì, Ok. però non sono visitabili. Che cosa è visitabile del castello? Ah, qui si può entrare? Sì, questo è praticamente il portale principale di accesso al borgo più antico. Si chiama Ok. Arco Melazzi, Sì. perché ricorda il nome della penultima famiglia nobiliare che l'ha abitato. E quindi questa parte a destra è visitabile, più tardi Aperta. ci affacceremo su una delle logge. Ah, senti, la Proloco è aperta tutti i giorni, c'è un sito ufficiale. Sì, ha un sito, ha delle pagine Instagram, Facebook ed è insomma, la maggiore diciamo, società, no, una delle Associazione. maggiori associazioni sì, che porta avanti la promozione del turismo che è scoppiata negli ultimi periodi, Grazie al Covid. grazie soprattutto ad una delle foto postate su Instagram, Ah, quindi i social hanno favorito tantissimo il lo turismo, sviluppo in lo questi sviluppo e termini. la E conoscenza del nostro piccolo paese. questa è la parte interna, eccola qua. Interna, sì. Qua nella parte interna, questa è la parte privata. Sì. Ed è una delle parti più belle perché ci sono diversi affreschi, ci sono anche dei vestiti del Duca e della Duchessa d'Aragona, insomma, peccato non poterlo visitare. Però si può visitare una parte ancora aperta al pubblico prenotando, oppure è tutto completamente chiuso? No, 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 la parte della chiesa è visitabile, più tardi la visiteremo. Ok, perfetto. Allora, voi rimanete qua, intanto noi godetevi un po' di immagini perché continuiamo a gironzolare. Dunque, quando è che sono le origini di Pietragalla?
Allora, la prima menzione del feudo di Pietragalla risale ad un catalogo dei baroni del 1154, quando si parla del feudo di Pietragalla e di Casalaspro, che era un altro piccolo borgo a circa 8-10 km da qui, però fu raso al suolo da un fortissimo terremoto nel 1456. All'epoca, quindi, tutti gli abitanti di Casalaspro vennero ad abitare qua. Questa è la chiesa madre. Ma questo è bellissimo, l'ha fatto tutto con le coperte... Sì, tutto lavorato dalle signore di Pietragalla. È una cosa, ma è fotonico. Ma guardate. Di sera ancora più belli, sono questi alberi, queste luci. Allora, torniamo, mi stavi dicendo... Questa origini. È la chiesa madre, ecco. Che ha la costruzione è iniziata intorno al 1200 ed è terminata nel 1750. È la chiesa intitolata San Nicola di Bari, però il nostro protettore è San Teodosio. Era un martire romano. La caratteristica di questa chiesa madre è che è completamente incastonata in mezzo al centro storico. Qui siamo nella parte più alta ed ha le entrate laterali che danno proprio sull'altare maggiore, lateralmente. Invece in genere le entrate sono dal fondo. Non certo. In modo tale che hai tutta la chiesa davanti. Il borgo è tutto in pietra. Sì, in pietra e tufo. Poi ci sono due croci templari che però stanno studiando, insomma, su uno dei passaggi che ci potrebbero essere stati dei templari, perché in tutto il circondario comunque ci sono testimonianze di passaggio o fermate dei templari nei secoli. Tutte queste viuzze che vediamo laterali sulla nostra destra sono tutte... nell'Ottocento erano tutte chiuse da grandi portoni, portali. Questo è il punto più alto, esattamente a 840 metri sul livello del mare. Ah, eccolo. Il campanile, costruito nel 1856, con annessa anche la torre dell'orologio, costruita nel 1888. Sulla piazza principale. Senti, che cosa si mangia qua di origine? Ma non mi dire il ristorante, dimmi i piatti che fate in casa. I piatti tipici di Pietragalla sono, allora, il simbolo, uno dei simboli di Pietragalla è l'umiliatied. L'umiliatied, che è un involtino di carne di agnello, fatto però di interiore, di fegato, polmone, cuore, con intorno l'intestino, e però con un bel ripieno di un bel trito di aglio, prezzemolo e pecorino. È buono. Fatto la morte sua, come si suol dire qua, è proprio arrostito sulla brace. Questo è il vicolo che chiamiamo il vicolo Proloco, che è ancora addobbato a festa. Oggi, diciamo, finiscono per noi le festività natalizie, perché a Sant'Antonio finiscono le festività. Sant'Antonio, mas cresù. E inizia il carnevale. Sant'Antonio, mas cresù. Eccolo qua un altro. Dicevano anche mio nonno. Ecco. Ah, questo è un altro di quegli alberi fatti a mano dalle signore del posto. Sono bellissimi. Completamente fatto a mano questo, per lo che è un mesetto prima di Natale. Qua c'è la sede della Proloco con la biblioteca comunale sopra. Ah, questa parte qua. Sì. E questo è l'ingresso. Nella biblioteca comunale è conservata una bandiera della Guardia Nazionale di Napoli, che in onore al merito della Guardia Nazionale di Pietragalla, che nelle storiche giornate del 16 e 17 novembre 1861, il popolo di Pietragalla ha difeso il borgo più antico qua dall'attacco dei briganti, capitanati dal generale spagnolo Borges e da Carmine Donatelli Crocco, che insieme a Ningo Nango sono i due più famosi briganti dell'epoca. In questo momento stiamo scendendo da questo vicolo perché andiamo a vedere il Museo dell'Arte Contadina.
Allora, Rocchina, che cos'è esattamente questo museo? Allora, questa casa museo della città contadina è stata magistralmente allestita dalla Proloco di Pietragalla. Perché sono tutti oggetti della civiltà contadina dell'epoca, tutte donazioni delle famiglie. Tanti oggetti sono conosciuti, ma molti sono sconosciuti ai nostri giovani, perché c'è di tutto, ciò che riguarda tutte le fabbriche, falegnami, maniscalchi. Quelli che erano gli utensili di una volta. Utensili di una volta, sì, a partire dai timbri comunali a secco di una volta, che non tutti forse conoscono. Certo. Questo è un tipico abito da uomo. Diciamo il pezzo più bello è questo cappotto, che si chiamano cappotto a ruote, io dico sì. Termini in dialetto perché sono spettacolari, certo. Da dire, questo cappotto a ruote, che è questa mantella pesante per difendersi qua dal freddo, insomma, anche perché qui, visto che siamo sopra gli 800 sì. metri, in mezzo alle montagne, quindi, e poi si scende ancora qua tanti sotto. Questi belli oggetti, questo è il caratteristico fortissimo, perché veniva utilizzato dal sagrestano la notte di Pasqua, perché dal Venerdì Santo c'era il silenzio, le sì. campane non suonavano, la notte di Pasqua invece per raccogliere legna, andava in giro per il centro storico a raccogliere la legna per il fuoco santo della notte di Pasqua. Qua sono di tutto, dalla polvere, sacchetti per la polvere da sparo, questo per riempire i fucili all'epoca dell'Ottocento, per i ciabattini, i calzolai, fabbri per i cavalli, anfore qua sotto, anfore, setacci per i vari tipi di cereali che venivano raccolti e setacciati, i ferri da stiro a carbone, questi sono conosciuti ormai da tutti, in tutte le comunità, e questi fantastici diciamo in legno, che sono praticamente chiamati i tembagni che le donne ancora utilizzano per fare la pasta di casa. Tanti tipi di pasta di casa che fanno ancora le nostre mamme, le nostre nonne, dalle orecchiette alla presente, alla manicette o la sì. manata, come si sì. può dire, anche gli strascinati aperti, come certo. macaroni a did aperti, certo. macaroni a did chiusi. Qui spettacolare questo vestito, un abito da sposa. Non c'è la testa, però c'è una certo. E questa che è l'asciugatrice dell'epoca in basso. Qua vediamo la. Perché sotto si metteva il braciere con i carboni, certo, e certo. asciugava i vestitini, i vestiti sopra. E, qua e anche l'intimo delle donne dell'epoca, certo. con un sottabusto, che era il reggiseno, i mutandoni, camicette, camiciole di tutti i tipi. Lo spettacolare. Diciamo scialletto, e invece poi lo scialle grande, che è chiamato lo scialle a pan. Questi sono due esempi di costume femminile dell'epoca, certo. Naturalmente di donne più benestanti, perché lo vediamo dalle camicie in pizzo, sì, che è lavorata a sì. chiacchierino oppure a rintaglio lì. Però una cosa particolare è che il vestito tradizionale di Pietragalla è stato anche citato da Carlo Levi nel Cristo si è fermata a Deboli. Cioè abbiamo anche una. Perché cita il costume di Pietragalla insieme a quello di Pisticci, che è in provincia sì. di Matera, come uno dei più belli della zona, della Basilicata. C'è proprio un trafiletto nel Cristo si è fermato a Deboli che parla di questo fatto, parlando delle donne e degli occhi delle donne che osservava girando per i vari paesi. Dice: fingevano di non guardarmi, ma ogni tanto sotto i veli i loro occhi neri si voltavano rapidi e curiosi dalla mia parte. E subito fuggivano come animali del bosco, non ancora avvezzo al costume, un povero residuo di costume che non aveva nulla a che vedere con quello di Pietragalla e di Pisticci. E qua c'è una riproduzione di un'antica casa contadina con di tutto. Come sapete, le case dell'epoca non erano così grandi, certo. ma erano i 30-40 metri al certo, massimo. Certo. Però questo è un esempio, diciamo, in cui è stato messo tutto. Veramente sono circa 400 utensili. Dal letto fatto in foglie di gran turco, aveva la caratteristica che i quattro angoli era bucato, e le donne la mattina quando si svegliavano mettevano quella forcina lì per diciamo, rassettare tutto il materasso della mattina. Certo, il casino dell'epoca è chiamato l'urinalino, con certo. e da di tutto, dalle formine per
per le rimanenze di pane o di pasta di pane, insomma di pasta anche per fare la pasta di casa. Quelli prettamente per la cucina. Per la cucina, anche questi erano invece tipo i nostri spillatori per le botti, ah, per certo. vedere il livello del vino quando erano certo. nelle botti, oppure siccome la civiltà pietragallese era contadina, era anche legata tanto alla salsiccia, un altro prodotto locale famoso è la salsiccia, quella che chiamiamo anche la lucanica. Sì. Quindi ogni famiglia cresceva il proprio maiale, veniva appeso a questa specie di uncino lì all'alto dalle zampe posteriori, il maiale, eccolo. A testa in giù lo mettevano su quest'altro recipiente. Il barile. Ah, sì, eccolo, questo era quello che dicevamo. Per il trasporto. Questo, che dai palmenti utilizzavano per salire il vino nelle nostre route di conservazione del vino. Va bene, senti, adesso invece andiamo a vedere, che mi hai detto prima, una fessura. Una fessura, sì, che veniva chiamata la saiter. Sì? La saiter perché era il... possiamo paragonarla alle ferritoie dei castelli, perché serviva, era il videocitofono dell'epoca. Allora state lì che andiamo a vederlo. Dunque, questo è un vicolo e si chiama, questo è il vicolo dei presepi del mondo, via Mario Pagano, e lì sopra c'è una ferritoia, ed è questa la ferritoia, un videocitofono. Sì, all'epoca, no, praticamente all'epoca veniva utilizzata per controllare l'accesso al borgo, perché immaginiamo che a fine 800, sempre nel periodo del brigantaggio, questi archi iniziali e finali di queste viuzze chiamate piazze, sì, sì, erano chiuse da portoni, e quindi l'accesso sono fatte appositamente esclusivamente attraverso quella ferritoia controllavano l'accesso, perché il centro di questo borgo è fatto come due ovali che rappresentano questo è il primo cerchio più, okay, più antico, poi c'è un altro cerchio più in basso, sono tre cerchi concentrici, ah, praticamente. Okay. Il limite estremo è quella alla parte dei palmenti, che è del confine proprio esterni. Ok. Invece il videocitofono è quello lì. Oh, invece, proseguiamo, qui c'è un videocitofono. Dell'epoca. Sì. Qua, perché praticamente quella fessura lì in alto, in mezzo a quei cavi di corrente sistemati in maniera un po'... Sì, così, sì. C'è questa fessura orientata verso questo portale, che praticamente, okay, controllava, i padroni di quella casa controllavano chi accesse. Se l'ospite era gradito, sempre parlando del tema, eccolo là, veniva fatto entrare. Se non era gradito, invece, veniva sparato, fucilato. Ed è proprio quello lì sopra. Sì. Siamo usciti dal centro. Sì, e adesso andiamo a vedere le route. Le route, che sono delle grotte, da grotta, sì, no? Route in dialetto. Delle grotte sono i luoghi dove veniva conservato il vino. Perché, okay, praticamente dai palmenti salivano a dorso di muli e asini il vino, ormai, sì, bello pronto per l'uso, diciamo, lo conservavano nelle grandi botti che ora andiamo a vedere. Allora, ci fermiamo qua davanti perché questo si chiama... Arco Reguilong, si chiamava anticamente Arco Reguilong perché c'era un eco sotto che faceva sentire tutte le chiacchiere delle signore dell'epoca. Ah. Quindi Orecchie Lunghe, Reguilong. Orecchie Lunghe, ecco. Della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Qua davanti. E invece da questa parte arriviamo dove ci sono queste via Mancone. Non sono cantine queste. No, sono... Rutta, okay. Per conservare il vino, molte sono ormai vuote, però sono comunque tante botti conservate. Si chiama via Mancusa, okay. È una via esposta a nord-ovest, proprio a differenza dei palmetti che sono a sud-est, proprio perché era più fresco. Sì, sì. Poi c'è in genere ad agosto, in questi ultimi anni, il 12 agosto, sì, c'è una manifestazione che si chiama Cantinatte. Anche in alto, che in quella giornata si aprono tutte queste route, e ci sono stand enogastronomici, ci sono artisti, musicisti che si esibiscono, insomma, in tutto il centro storico, e soprattutto ci sono questi stand enogastronomici in cui si può degustare tutti i nostri prodotti tipici, dalle cicorie col bollito,
di vitello che è condito bello con pecorino e sugo di braciola, poi da Aimilia Tied di cui parlavamo prima. Sì. Questa è la zona, questa discesa si chiama Niviera, la Nover, che praticamente da neve, no? Sì. Perché è la zona più fredda, dove veniva anche conservato il, diciamo, la neve per conservare ancora più freddo, no? Certo. E qui sotto è pieno pure di grotte, di rutte. Quindi non di cantine, no. Ma di... Ok. Ok. Allora, stavi dicendo dei prodotti tipici? Sì, oltre la salsiccia, di cui parlavamo anche nella sede della Proloco, nella casa contadina, dei prodotti tipici c'è anche l'olio, perché ci sono tanti uliveti, quindi c'è una buona produzione di olio. Anticamente tutte le famiglie producevano vino, olio. Allora, eccoci qui. Dunque... fino a che epoca più o meno si può pensare che il vino sia stato prodotto qui e abbia fatto business per le famiglie? Sì, Pietragalla era uno dei paesi più conosciuti per la vendita anche fuori del nostro vino, dalla quantità enorme di, abbiamo detto, circa 200 palmenti, certo. E da tutte queste route per la conservazione del vino e da tantissime botti in esse conservati, si capisce che la quantità di vino venduta era tantissimo, più o meno fino a metà degli anni 70. Okay. Si produceva tantissimo vino, poi man mano è andato scemando, anche perché ci voleva tanto lavoro fisico, no? Cioè senza acqua, senza luce, precedentemente, insomma. Senti, andiamo a vedere una di queste route. Sì, Giovanni ci aprirà la route Zucchine. E ce la spiegherà lui. State lì, Allora, noi stiamo entrando in casa tua, dico bene? Sì, questa è casa mia. Ok, va bene. Ok, allora, un attimo solo che apro. Ah, questa è la route Zucchine. In dialetto a Pietragalla rut significa cantina, quindi la grotta, la rut. È una delle tante cantine che ci sono nella Mancosa, questa è la via Mancosa di Pietragalla, la parte più esposta a nord, più a manca, più in ombra, più fritta, perché giustamente doveva conservare e quindi ci doveva essere fritto. Questa è la rut Zucchine. La rut Zucchine... prendeva le grotte, le cantine, prendeva il nome da chi aveva più botti, dalla famiglia dal soprannome che aveva più botti. La famiglia Zucchine evidentemente ne aveva di più qua dentro e quindi ha preso questo nome. Però ciò non toglie che c'erano tante altre famiglie che affittavano il posto botte e quindi sono tante famiglie in una cantina, ok? Tutto in arenaria gialla, qualcuno dice tufo, però comunque dovrebbe essere arenaria gialla, quindi venivano costruiti prima scavati senza la copertura iniziale, senza i gradini, quindi inizialmente erano tante case, tanti buchi praticamente, e le case logicamente sono venute dopo, le case sopra. Un vino veramente dove sentivi il territorio, sentivi veramente il territorio. Ma aveva anche una gradazione alta o solo un sapore deciso? La gradazione sicuramente non so dirla precisamente. 16 gradi, 13, no, 16 gradi. No. 16 mi sembra esagerato, non lo so rispondere perfettamente. So solo dirle che qua la temperatura di questa cantina è sempre fissa, adesso è simile all'esterno, quindi non fa freddo, però quando scende quel gradino... Siamo sui 10-11 gradi, anche 12, ma non di più, varia di 1-2 gradi, quindi è l'ideale per le cantine, è proprio una cantina. Molte cantine adesso le vengono adattate, sono dei garage a volte che mettono il vino, però questa è proprio una cantina. Adesso l'occhio si è fatto, quindi vedete bene anche, sicuramente si è fatto. Vi ho lasciato aperto, vi faccio sempre visitare, se vi avvicinate vi faccio vedere una botte aperta, in genere erano di quercia. E questa botte aperta, legno locale, no? Sì, no, la quercia, ma è più che locale, il legno lo prendevano nel bosco qua vicino alla Gerenza, mi raccontavano, qualcuno c'era molto di questo, e poi era il più economico, la quercia è quello più economico, perché comunque ne facevano tante, non potevano spendere in rovere o in castagno, anche perché quel castagno va trattato, prende il sapore del vino. E ce l'ho aperto, questo qua è l'umzanil, perché smezzava la botte e veniva aperta,
della chiusura ermetica una volta ermetica, sì, bisognava mettere la veniva messa, mi sembra messa così e poi incastrata così, vedete che ce l'ho, e diventava ermetico, sì. Ermetica, e si metteva la pice, si metteva esternamente, si mettevano i pezzi anche qui di stoffa infilati piano piano e poi si metteva la pice. Siamo veramente arrivati adesso ai saluti finali. Devo ringraziare l'ospitalità che mi ha riservato la città, ma soprattutto Giovanni e la persona che ci ha accompagnato direttamente in città nella parte storica. Dire la verità, però, qui le cose si moltiplicano, perché questa seconda parte, questa parte finale che vedete dei saluti, è stata fatta il giorno successivo alle riprese precedenti. E Giovanni è arrivato con un nuovo amico. Quindi non posso non presentarvelo, dobbiamo sempre stare in questa distanza. In realtà anche lui è un autoctono, lo vedete adesso di qua. Ecco, ciao a tutti. Senti, una piccola domanda, tu sei nativo di questa città, perché hai deciso di rimanere qui e di non andare altrove a cercare il tuo lavoro? Io ho deciso... Siamo sempre a questa distanza. Sempre a distanza di un metro. Guarda, ho deciso di restare a Pietragalla, però non vorrei restare a Pietragalla. Okay. Non è perché... non mi piace il posto, anche a me piace viaggiare moltissimo, però ho viaggiato poco finora, ho fatto 2-3 viaggetti sempre in Italia, però Pietragalla è un bel posto, oddio, non c'è tanta movida per noi ragazzi, ci sono certi giorni che ci annoiamo sinceramente, però è un bel posto, è un posto tranquillo e ti senti libero di fare quello che vuoi. Ecco. Va bene, sentite, allora intanto qui l'invito è aperto, c'è un'area camper che vi ho fatto all'inizio del video, è esattamente qui sotto in basso, è un parcheggio. Si sta tranquilli, la particolarità è che raggiungete la cittadina, insomma il paese praticamente a piedi e anche i palmenti, quindi è assolutamente gestibile nel migliore dei modi. Come avete capito è tranquillo, ce l'ha detto anche il nostro ospite di oggi, io non posso che darvi appuntamento alla prossima tappa, non saremo molto lontani dalla Basilicata perché rimarremo sempre nel sud Italia e come dico sempre, Fevenenni Badola, ciao!